La compilation che tutti voi aspettavate. Troppi mesi di assenza. È tornata, direi anche finalmente, la nuovissima Top 5 Plays e soprattutto chi sarà il migliore. Iniziamo questa nuova Top 5 Plays su Destiny con la quinta posizione che se la giudica Underkalos90, che ci delizia con il suo sguardo perso, iniziando subito con un doppio headshot, dopodiché lancia una bomba, vediamo che va avanti, vede che i suoi nemici sono in difficoltà, è stato fatto fuori appena uno, cerca di far qualcosa con dottrina, ma boom, sguardo perso di nuovo headshot, torna in vita lo stregone, ma boom, headshot di nuovo, e conclude qua questa clip pazzesca, fa vincere i suoi compagni e porta a casa la vittoria. Questo stregone non troverà pace dopo il doppio headshot anche nel post rianima, vediamo che dopo la radianza è praticamente stato headshottato di violenza. In quarta posizione troviamo una accoppiata di ultima parola e sguardo perso. Il giocatore è Galewin72 che con questo no look si guadagna la quarta posizione. Vediamo una tripla pazzesca, ultima parola, sguardo perso e corpo a corpo. Ma per la precisione è uno sguardo perso, no look, senza mirare, headshot. Alla terza posizione troviamo la solita accoppiata che abbiamo già visto. Ultima parola, sguardo perso. Passa lo sguardo perso, vediamo che c'è un altro cecchino ma lo fa fuori e lo saluta addirittura. Rifà un altro headshot e risaluta, un copia e incolla, poi sfodera la sua ultima parola che serve a ben poco, trova un angolino giusto, vede che stanno arrivando i suoi nemici, riutilizza l'ultima parola, non vede che non riesce a prendere qualcuno, di nuovo sguardo perso, missa i primi colpi ma poi uccide il primo e uccide anche il secondo con un buon headshot. Soldi Luca 93 saluta così tutti quanti. In seconda posizione troviamo un Mida e un imbucato alla festa. Il giocatore è Fnatic 94 che inizia questa clip con una doppia con il suo caro Mida, fa esplodere la bomba laggiù ma non c'è nessuno, poi sfodera, vediamo il pompa, l'imbucato alla festa uccide il primo con una buona rivalsa e poi dopo vede un altro stregone svolazzare qua e là, distrugge anche quello e poi si lancia sul cacciatore Lizard e poi lancia anche la granata fumogena e dopo ritorna l'altro stregone, distrugge anche lui e conclude con l'ennesimo imbucato alla festa in questa serie da 7 kill. Il vincitore di questa Top 5 Plays è proprio un cacciatore che utilizza la combo oltre nulla e imbucata la festa. Parte subito con oltre nulla con l'uccisione del primo nemico, ricordiamo è l'ultimo guardiano, quindi i suoi compagni lo stanno venerando, lo stanno osservando per cercare di vincere questa partita. Switch all'imbucata la festa e distrugge anche il secondo guardiano e poi supera il centro che prende tutti e due i guardiani nemici, imbucata la festa sul primo e poi si butta sul secondo con oltre nulla. Guardate che giocata, fa il salto verso sinistra, schiva il colpo del cecchino e lo prende in testa, headshot. Il vincitore di questa Top 5 Plays è proprio lui, Venom, che rivediamo la giocata, dopo aver utilizzato la sua super, uccide il primo con imbucata la festa, schiva il colpo del cecchino e con l'oltre nulla completa questa favolosa clip. Detto ciò, spero che il ritorno di questa nuova Top 5 Plays vi sia piaciuta, vi invito ad inviare altre tante clip alla mail ufficiale che è cambiata, ovvero top5plays@leganetwork.it, una nuova mail per racchiudere tutte le clip che ci mandate sia per Xbox One, PS4, old gen, qualsiasi insomma. Noi ce le salviamo, le valutiamo e dividiamo in diversi gruppi per sfornare diversi episodi. Dateci una mano a supportare questa compilation, questa serie su YouTube. Io vi invito a lasciare un pollice alzato, un parere qua sotto e di seguirci anche su Facebook, ovvero Destiny Lega dei Guardiani e Lega Network. Io vi saluto, qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani!